L'ozono è un gas composto da tre atomi di ossigeno, simbolo O3, è presente in uno strato dell'atmosfera terrestre e ci protegge dai pericolosi raggi UVB e UVC provenienti dal Sole. Questo gas è il più potente battericida e virustatico utilizzabile esistente in natura. L'azione battericida dell'ozono si fonda sulla sua elevata capacità di ossidazione diretta. Grazie a questa qualità, i microorganismi, i batteri, i virus, le muffe, i funghi, i lieviti, le alghe, vengono distrutti o inattivati con un'azione rapida e definitiva, senza produrre sottoprodotti tossici. Il gas, inoltre, è in grado di ridurre i metalli pesanti, mercurio, arsenico, piombo, i pesticidi, l'atrazina, la propazina, ammoninate, gli inquinanti, idrocarburi, tensioattivi, nitrati, solfiti e molte altre sostanze tossiche presenti nell'acqua, nell'aria e sugli alimenti. L'ozono toglie qualunque tipo di odore ed è un potente declorante. Il gas viene scoperto nel 1840 dal chimico tedesco Christian Friedrich Schönbein, che lo chiamò ozono. Il nome deriva da ozein, la parola greca che significa odore. Schönbein è ricordato inoltre come la prima persona che ricercò i meccanismi di reazione tra ozono e materia organica. Nel 1857 Werner von Siemens brevetta e produce il primo generatore a scarica corona. Il primo impianto per il trattamento di acque potabili viene installato a Audeschern, nei Paesi Bassi, nel 1893. Successivamente, nel 1907, il chimico francese Marius Paul Otto crea la Compagnie Générale de l'Ozone, la prima società per l'attuazione degli usi dell'ozono nella sterilizzazione dell'acqua potabile. Le prime applicazioni mediche ufficiali dell'ozono risalgono al 1915, di fatto durante la Prima Guerra Mondiale. Il gas viene utilizzato per la cura della cancrena. Ai giorni nostri, l'ozono viene largamente applicato per il trattamento di acqua e aria, nell'agricoltura, nell'allevamento, nel settore alimentare, chimico e sanitario. L'ossigeno-ozonoterapia è divenuta un'applicazione medica approvata e praticata in tutto il mondo. Innumerevoli sono le validazioni scientifiche dell'ozono da parte di studiosi, università ed enti. Alcune di queste, e sono oltre 18.000, sono consultabili online su PubMed, la più autorevole letteratura biomedica internazionale. I sistemi derivati da nostre tecnologie impegnati nel settore medicale sono stati concepiti e realizzati per uso professionale in campo estetico.